Buongiorno Super Poler! Quando si parla di sport non si può non parlare di alimentazione. Eppure è vero che parlare di alimentazione, peso, corpo e via dicendo è ancora un po' un argomento tabù. Ciao, sono Valentina D'Amico, fondatrice di Pole Dance Italy, la più grande community dedicata alla pole dance. Insegno pole e organizzo eventi magici. Mi rendo conto che parlare di alimentazione è tipo camminare in un campo dove hanno pascolato almeno 400 mucche, cioè c'è il rischio di pestare un merdone immediatamente, però sì, mi sento di doverlo fare, ecco, me lo sento. Allora, recentemente sono stata dalla nutrizionista perché avevo bisogno di un supporto per capire meglio che cosa mangiare, magari dove stavo sbagliando, ma soprattutto riuscire ad abbinare il cibo agli allenamenti. Avevo più o meno delle grandi idee generali, avevo già fatto anche altri percorsi alimentari, però mi sentivo questa necessità. Non sono particolarmente contenta di come è andata fino ad oggi e questo mi ha permesso di farmi tante domande. I motivi che mi avevano spinto ad andare a nutrizionista erano due, appunto. Il primo, che ultimamente stavo mangiando molto male, molto sregolato, un po' troppo, quindi mi sentivo fiacca, stanca, gonfia, pesante, facevo fatica a svegliarmi la mattina, e direi che già solo questi sono tutti validissimi motivi. Il secondo motivo invece è performativo, ovvero mi rendo conto che qualche chilo fa sul palo ero più leggera. E attenzione, dire questo non significa che per fare pole dance bisogna essere magri. Attenzione, non confondiamo le due cose. E qua sarebbe, diciamo, già parte il primo merdone, ecco, come dire. È vero che il dibattito che abbiamo visto, abbiamo sentito negli ultimi anni è quello della body positive, body positivity, body acceptance. Però tutti questi trend ci hanno un po' allontanato da quello che è veramente il ruolo del corpo, no? Perché questa parola accettare mi sembra quasi di una rassegnazione passiva a quello che noi siamo. Questi discorsi ci allontanano dal corpo, lo rendono sempre lontano, no? Bisogna accettarlo come se fosse al di fuori di noi. Il corpo è il mezzo che la nostra anima ha per vivere le sfide, confrontarsi, abbracciarsi, amare, giocare con i propri figli, andare a fare una gita, mangiare in compagnia. Cioè, il corpo è molto molto di più che qualcosa da accettare. Qualcuno dice che è un tempio. Anche a me questa idea del tempio mi sembra qualcosa che lasci lì, cioè accendi la candelina e te ne vai. No, perché io lo uso tutti i giorni e voglio usarlo al massimo delle sue capacità. E questi dibattiti poi a me fanno pensare che voler parlare di corpo e del suo benessere e di volerlo migliorare sia per motivi di salute che per motivi estetici o che per motivi sportivi sia sbagliato. E io, ragazze, no, io credo che se una persona vuole migliorarsi debba essere spronata a farlo, anzi, complimenti, tanto quanto una persona che decide di rimanere col suo corpo e di trattarlo come un tempio debba essere rispettata. Cioè, il rispetto è prima di tutto, ma mi rendo conto che se una persona dice io voglio migliorare il mio corpo per motivi di salute, estetici o sportivi, io non vedo che male c'è. Cioè, se una persona vuole migliorarsi, tanto, tanto di cappello, complimenti. Di sicuro una cosa che dobbiamo fare è amare il nostro corpo, o meglio, prendere coscienza del nostro corpo. Ma voi sapete quante persone, donne e uomini, mi dicono io mi vergogno a guardarmi allo specchio? Ma ragazze, ma così non è bello vivere? In quei momenti dobbiamo accettare il nostro corpo? Secondo me no, in quei momenti dobbiamo prendere coscienza delle forme, della struttura del nostro corpo. Cioè, io sono alta 1,67 m, di solito il mio peso viaggia dai 62 ai 67 kg, sotto i 60 kg sono magrissima, ma non diventerò mai, mai come quelle ragazzine piccoline, bassine, mingherline, carine, quel modello che io ho sognato per tutta la mia adolescenza cercando di fare diete impossibili, inutili, che non seguivo assolutamente perché poi mi scocciavo. Perché? Perché avevo un modello di corpo che non è il mio. Questo
Questo dovrebbe essere la cosa che noi diciamo: non accetta il tuo corpo, ma prendi coscienza della forma del tuo corpo. L'allenamento può cambiare, sì, la forma, diciamo, le forme del tuo corpo, ma la struttura è quella. Cioè, i miei fianchi sono più larghi, ci sono persone che sono più dritte, ci sono persone che hanno una struttura ossea più larga, cioè non potrò mai diventare dritta. E va bene così. L'alimentazione, come vedi, siamo passate da tanti temi, ma alla fine è una questione mentale, cioè la testa, è la testa che fa tutto, che guida tutto, perché poi in Italia, ragazzi, l'alimentazione, alimentarsi, mangiare è anche una questione culturale, sociale, di socialità, di benessere, di stare con chi vogliamo bene. Ma ti dirò di più, ti dirò di più. Noi siamo geneticamente un po' vintage, io dico un po' retro, perché la nostra testa è rimasta ai tempi in cui il benessere non esisteva, ai tempi in cui dovevi andare a caccia, dovevi andare a raccogliere. In quei tempi e in quei momenti, che cosa succedeva? Che il corpo prediligeva tutte quegli alimenti che erano ricchi di carboidrati o grassi, perché permettevano al corpo di sopravvivere, di avere scorte di energia più a lungo possibile. Quindi voi pensate che noi dobbiamo lottare con la nostra mente, tutte le menate, tutte le cose culturali, in più la genetica che rema pure contro, perché il nostro corpo, il nostro cervello ha l'unico obiettivo di farci sopravvivere. Lui non è che sa che abbiamo il frigo pieno, cioè se fosse per lui ci sbatterebbe sul divano a mangiare patatine, pizzette, focaccine tutto il giorno. E se fosse per me, se fossi in piena forma, muscolosa, riuscissi a fare 270.000 cose sul palo mangiando quelle robe, io onestamente le mangerei, ma questo che rimanga tra di noi. Quindi oltre a questo poi c'è una società che, se c'è una persona che ha un fisico, diciamo, nella norma, in uno standard di, tra virgolette, perché poi per me standard è un po' già una parola brutta di per sé, che va in giro e dice: ah sì, no, mi sono messa a dieta, sai, per la pole dance. Ma come, amore, ma non sei grassa, ma stai benissimo, tu sei pazza. Sbam, etichetta subito. Per non parlare di quelle volte che tu esci, sei in giro magari con amici o con dei familiari, quando tu non ti bevi il 14esimo gin tonic perché spieghi: no, guarda, sono a dieta. E loro ti guardano e ti dicono: vabbè, ma scusa, ma se sgarri un giorno che succede? No, vabbè, ma senti un po', ma se tu per un giorno ti facessi un pochino i cazzi, ma così, ma per dire, cioè, tranquilla. Quindi vedete come questa paura del corpo, paura che se ti metti a dieta sbagli, paura che se non ti metti a dieta sei sbagliato. Chi si prende troppo cura del corpo, che cos'è? Un fanatico. Chi non si prende cura del corpo, che cos'è? Una pigra. Ma allora io che devo fare? Se voglio prendermi cura del mio corpo, perché mi devo sentire sbagliata? E dall'altra parte, se non me ne frega niente, perché mi devo sentire sbagliata? Qua ci sarebbe tutto un discorso di salute, ma lo tralasciamo. Quindi nel mondo dello sport, secondo me, bisogna parlare di alimentazione, perché questa, ragazze, cioè nel senso è normale, cioè se io oggi peso 67 kg e domani ne perdo 2 e peso 65, ragazze, sul palo lo sento, cioè se noi ci prendiamo, ci mettiamo un giubbottino da 2 kg, facciamo qualcosa sul palo, li sentiamo. No, non sto dicendo che per fare pole dance bisogna essere magri, perché se al primo giorno di lezione si presentano due persone con lo stesso identico fisico, identico, e una arriva dallo sport e ha già fatto qualcosa, un altro no, ovviamente ci saranno delle differenze. Quindi nella pole dance, come in tutti gli sport, bisogna costruire i muscoli necessari, i pattern motori, le capacità, la tecnica, per poi riuscire a fare delle cose. Il peso influisce? Nì, nel senso che oggi peso 67 riesco a fare tutto quello di cui ho bisogno, ma a livello sportivo ed estetico ricerco qualcos'altro che mi permetta di essere più performante sul palo. E di queste cose, secondo me, ragazzi, bisognerebbe incominciare a parlarne, perché se riusciamo a parlare di questi temi in maniera molto aperta, molto sincera, molto pulita, molto rispettosa anche degli altri, probabilmente riusciremo ad andare a rompere tutte quelle barriere che ci sono, che poi fanno sì che chiunque caschi nell'ossessione del cibo, in quell'attenzione pazza, in quel non vedersi mai sufficientemente adatte, perfette, magre, performanti, muscolose, cioè ognuno c'ha la sua. Se noi riuscissimo a parlarne, riusciremo anche probabilmente in qualche modo
a prevenire quelle situazioni o a riconoscerle, perché sinceramente tutte quante noi abbiamo avuto un piccolo problemino col cibo. Io da piccola facevo diete in continuazione che poi già duravano 3 giorni, ora però capite che comunque tu dentro la fissa: sono grassa, faccio schifo, sono grassa, sono brutta, bla bla bla, cioè fissa in continuazione è un'ossessione. Negli anni passati ho tolto totalmente i carboidrati, è un'altra ossessione. Riuscire a parlarne in maniera aperta, senza nascondersi dietro delle etichette della body acceptance, body positivity o via dicendo, secondo me ci può veramente permettere di svoltare, di comprendere quanto l'alimentazione sia fondamentale nella vita di tutti i giorni e di più, ancora di più, per noi pole dancer. Super Poler, lo so che è stato un po' lungo questo discorso, spero che tu abbia seguito tutto quanto, cioè dove voglio arrivare, spero di essere riuscita anzi a comunicarlo, perché come dicevo prima è un tema pieno e ricco di merdoni che se pesti sei rovinata per sempre, e, però mi piacerebbe anche sapere la tua, perché io vorrei approfondire questo discorso proprio a livello anche un po' più mentale. Mi piacerebbe sapere tu come hai vissuto, come vivi il tuo rapporto col cibo, che cosa è cambiato, cosa ti ha aiutato ad avere un rapporto più in equilibrio, in armonia, perché magari confrontandoci io posso scoprire qualcosa che mi apre, mi accende una lampadina per riuscire a vivere anche più in armonia il mio rapporto. Bene, mia splendida Super Poler, ora spegni tutto e vatti a mangiare una tavoletta di cioccolato intera, che quasi quasi ci vado anch'io. Ciao!